Ormai lo avete capito, amici, questa è una serata speciale, come avevo già anticipato qualche giorno fa, siamo in collegamento con la nipote del grande Totò. Quindi do il benvenuto in diretta su Cammarata Web TV alla signora Elena Anticoli Alessandra De Curtis. Buonasera a tutti e buonasera agli Buonasera, signora. ascoltatori. Buonasera, sono felice di stare insieme a voi a partecipare a questa, diciamo, live con la tecnologia qui che ci Sì, pervade all'avanguardia. all'avanguardia, soprattutto in questo periodo. Io intanto la ringrazio tantissimo per aver accettato il nostro invito. La ringrazio veramente, veramente tanto. Anche perché per me, sinceramente, è una grandissima emozione, veramente. Mi fa piacere, anche per me è sempre un'emozione perché parlare di mio nonno è sempre qualcosa di importante, insomma, è una persona che, diciamo, ha lasciato nel pubblico, nel suo pubblico, che a distanza di, ecco, sono 52 anni dalla sua morte, continua, diciamo, a essere sempre vivo attraverso le persone, ecco, per cui le testimonianze delle persone che oggi trasmettono un'emozione è sempre una grande cosa. Infatti, se c'è Napoli e Totò, e Totò è Napoli. Assolutamente, nonno è diventato diciamo, un'icona proprio a Napoli. Non c'è luogo di Napoli che non rappresenti mio nonno. E, ripeto, in questi ultimi anni poi devo dire che diciamo, di situazioni ne sono venute fuori tantissime. Ecco, l'ultima a distanza di una settimana nel suo quartiere natio c'è stato uno street artist che ha fatto un murales enorme diciamo, che prende praticamente tutta una palazzina che sta proprio sulla piazza della Sanità e che ritrae cioè la scena, una delle scene famose di Totò e Peppino in un bar dove Totò spiega naturalmente quello che per lui rappresenta il capitalismo, che è attualissimo perché naturalmente cioè, le riflessioni che venivano fatte a loro sono delle riflessioni che cioè, si addicono anche al periodo Sono attuali di oggi, anche assolutamente. adesso. Signorella, qual è stato, diciamo, quanto è stato importante il cognome di suo nonno nella sua vita? Allora, ecco, io come dicevo sono nata in Sudafrica perché dopo la morte di mio nonno mia madre si è trasferita in Sudafrica, per cui diciamo che fino all'età verso i 30 anni ho cominciato a realizzare che cosa rappresentasse questo personaggio, perché insomma uno da giovane a volte non fai tanto caso a tante cose. Poi diciamo io sono arrivata in Italia nell'87. E da lì ho cominciato un po' a capire che cosa ha rappresentato questo personaggio per l'Italia intera, per cui seguivo mia madre o mi sono interessata. In questi ultimi anni, ancora di più, in quanto comunque diciamo, ho raccolto questo testimonial da parte di mia madre, che diciamo, tutto il lavoro l'ha fatto principalmente nasce con lei. E io cerco di portare avanti quello che rappresenta questo patrimonio artistico, culturale. Del Novecento italiano, perché comunque Totò ha rappresentato, cioè ha attraversato quasi cinque generazioni. E per cui quando, cioè, a volte un po' anche imbarazzo, cioè mi sento io in imbarazzo, perché naturalmente essendo un personaggio così amato, così diciamo portato in proprio ecco, come un tra virgolette, come un santo. Bisogna, insomma, come dire, bisogna saperlo portare, insomma. Io ci provo, Certo. umilmente ci provo, perché per me nonno, ecco, c'è cioè un grande rispetto per una persona come lui, perché, diciamo, ecco, io ho vissuto con mia madre
E l'altra persona che è stata importantissima nella vita di mio nonno è la prima moglie, che mia nonna, nonna Diana, il suo grande amore, diciamo, per cui ho vissuto un po' quello che rappresenta, cioè proprio il rispetto di questa persona, verso un uomo che comunque nella sua vita ha sofferto, perché comunque viene da un'infanzia di miseria, che ha saputo, diciamo, ecco, attraverso questa sua grande passione, in un certo senso ritrovare un piacere di godersi la vita, perché sì, era un amante, comunque devo dire che lui era un amante della vita, in tutto e per tutto, era amante di tutto quello che del bello della vita, dalle cose materiali alle cose non materiali, che sono poi, ecco, le emozioni, e lui di emozioni ne ha regalate tante, dalla risata, che è una risata, perché non è una risata che finisce lì, è un sorridere attraverso delle parodie o del mettere in ridicolo certe situazioni, e che comunque fanno riflettere, perché poi tutto sommato la sua è una comicità intelligente, insomma, ecco. Per cui per me è lo chiamo nonno, e quando dico oddio, cioè, avere un nonno così, insomma, ecco, è un po', mi onora, me non è il momento per dare, certo, è un grande onore. È vero che Totò aveva sempre la sensazione di non aver dato tanto, non aver dato abbastanza al suo pubblico, anche fino all'ultimo istante, all'ultimo giorno della sua vita. Beh, perché questo lui, diciamo, ripeteva sempre questo fatto, che lui era, cioè, che diciamo era solo un venditore di chiacchiere, nel senso che tutto poi spariva, perché non lasciava niente di tangibile, mentre lui faceva un paragone con col falegname, no? Il falegname costruisce un mobile, il mobile rimane lì, hai cioè una prova tangibile della tua arte. Per lui l'attore sono parole che vanno e non rimane nulla. Invece voglio dire, è sbagliato, perché le sue parole le sue battute sono entrate quasi da subito in un parlare comune di tutti gli italiani, perché ognuno di noi usa in certe situazioni delle frasi o delle battute. Adesso voglio dire, ecco, io pago è una battuta che cioè, sempre quando si parla sì, uno deve pagare qualcosa, cioè è la frase sì, veramente sì. E io vago, o tante altre frasi, anche, cioè, ecco, lei siamo con quegli uomini occhi, siamo uomini o caporali, quisquiglie e pinzellacchere, sono un uomo di mondo, ho fatto 3 anni di militare a Cuneo, insomma, ce ne sono tante, è diventato, vengono usate, ecco, in tutti i luoghi, e naturalmente poi, cioè, ripetendo la frase, già uno gli viene in mente la scena, e per cui si ride a posteriori, insomma, ecco. Infatti è vero, c'è un film alla quale lei magari è più affezionata? Beh, io sono affezionata a tutto quello che riguarda, sì, a quello che riguarda forse il Totò privato, che è completamente diverso dal Totò attore, perché parliamo di Antonio De Curtis, anche perché per lui Totò era indossare l'abito da lavoro. Totò veniva utilizzato attraverso Antonio De Curtis. Ma dietro c'era un uomo che naturalmente prima aveva vissuto tutta una serie di situazioni e ne ha fatto, diciamo, tesoro, e le ha riproposte naturalmente prima di tutto al teatro, e poi dal teatro siamo passati al cinematografo, però diciamo naturalmente è un teatro, cioè la sua è una rappresentazione di quello che lui ha vissuto per strada, perché
ci sono delle macchiette che vengono, che lui ha riproposto, ma sono delle situazioni che lui ha realmente vissuto, cioè dei personaggi che lui, non so, ecco, ci sono del maestro di scuola che aveva gli occhiali spessi perché era miope, per cui leggeva, diciamo, prendendo il giornale, ecco, quando ci sono delle la scena che lui, insomma, appoggia l'occhio per leggere meglio, oppure, cioè, ecco, la persona che prega in chiesa, chiamiamolo un po' il bigotto in un certo senso, no? Che in chiesa si batte il petto, poi forse uscito dalla chiesa ne combina altri. Più degli altri. Esatto. Per cui questa, insomma, è un teatro, perché Napoli comunque ancora oggi, per fortuna, è un teatro in strada. E naturalmente lui viene dalla Commedia dell'Arte, che nasce proprio lì, per cui quale miglior accademia in un certo senso è quella. Lei non ha avuto modo di conoscerlo di persona? No, di persona purtroppo no. Io in camera da letto ho una gigantografia di... E da te sta occupando di recuperare tutto? Sì, sono dal 2014. Ho partecipato alla grande mostra nel 2017 per i 50 anni della morte di mio nonno. Diciamo, questa grande mostra che è stata fatta a Napoli, che proprio dove c'era tantissime cose, il materiale di scena che... dei costumi di scena che lui ha usato in alcuni film, tutta una serie di, ecco, tutte le sue poesie, che varie, dattilo scritte, come dicevo, scritte anche con la stilografica, a delle persone che, ecco, i disegni di Fellini, abbiamo avuto anche degli spezzoni perché c'era uno dei nostri parti era l'Istituto Luce, per cui ci sono state delle interviste che forse a volte non si conoscono tanto, o delle riprese che non si conoscono tanto, perché loro hanno un vastissimo, diciamo, archivio. E, insomma, è stata una cosa molto bella, perché comunque veniva a Napoli, era su tre location, Palazzo Reale, San Domenico, insomma, per la città di Napoli è stata una cosa molto importante, perché comunque è stato un modo di omaggiarlo nella maniera che si meritava, esatto, come lui, in vita un po' ha dovuto subire questa, perché non, la critica lo ha sempre in un certo senso, diciamo, un po' massacrato. Poi dopo, con l'ultimo film che lui ha con Pierpaolo Pasolini, da lì c'è stato, diciamo, uno sdoganamento di certi pregiudizi nei suoi confronti, e da lì c'è stato è stato riposizionato. Sicuramente con la sua morte, tutti gli eventi che poi... dopo la sua morte è esploso questa, diciamo, chiamiamola, userei dire una parola così, come una totomania, in tutti i livelli, anche, diciamo, anche dall'intelligenza che all'epoca gli dava contro, si sono un attimo ricreduti, ma in fondo lo sapevano, l'hanno sempre saputo, è che ci sono, ecco, secondo me lui l'hanno criticato perché in quel momento era comunque un personaggio che volevano comunque criticare, ecco. Questo è quello, a mio avviso, ecco. Certo. Sai che anche noi abbiamo un archivio qui a Camarata Web TV. Sì. Sì. Ecco, insieme a lei diamo il benvenuto a Piazza Draghi. Le presento la nostra ricercatrice, colei che si occupa, insomma, di prendere tutte le informazioni. Ok. Ciao, buonasera Giovanna, buonasera amici di Cammarata e benvenuta Elena. Grazie anche a te.
Grazie per aver accettato il nostro invito. No, mi fa molto piacere. Come diceva Giovanna, noi di Cammarata abbiamo fatto delle ricerche e abbiamo visto qualche curiosità, quindi volevo sapere da te se queste curiosità potevano essere vere. Vediamo un po'. Sul tuo nonno. Allora, ho letto che nonno, quando era piccolo, quando era bambino, giocava sempre a fare il prete. Sì, vero. È vero? No. È vero, è vero, nel senso, non che giocava. Allora, in parte lui faceva il chirichitto. Perché, in chiesa, perché comunque viene da una famiglia cattolica, per cui insomma la mia bisnonna Anna Clemente era una donna comunque di chiesa, ecco. E per cui lui inizialmente nasce chierichetto, poi si divertiva diciamo fuori dalla chiesa, in casa, metteva in piedi, diciamo, questo palazzo, l'altare e faceva il prete, predicando la messa e tutto quanto. E faceva anche dei, voglio dire, organizzava dei funerali finti a dei, ecco, addirittura, no, sì, con la per strada, cioè, ecco, o ti parlo del topo o del, insomma, il gatto, o, cioè, l'uccellino morto. Lui e i suoi amichetti, che erano detti scugnizi, perché loro erano degli scugnizi, perché lui era un ragazzo di strada, e facevano queste bare di legno e organizzavano questa, diciamo, l'onoranza funera, cioè, per cui il carro con, insomma, questo era un suo modo di, erano i suoi primi inizi, ecco. Hai capito? Guarda, ce n'è una di fantasia, però a lui è permesso. Questo è un Poi, po' come. Dimmi. Un'altra curiosità è a proposito di soprannomi, no? Nomignoli, perché tu l'hai chiamato adesso lo scugnizzo. Sì. È vero che lo chiamavano anche Ospione, perché gli piaceva investigare. Esatto, lui è Ospione perché lui era, ecco, quando lui trovava un personaggio particolare che gli capitava a tiro, lui cosa faceva? Addirittura lo seguiva e cercava di capire che cosa, cioè, di tutto quello che faceva questo personaggio, perché comunque, ecco, lui era una sua grande dote, per cosa che, cioè, diciamo, lui non, ecco, a scuola, la scuola non è che l'amasse tanto, per cui, diciamo, lui a un certo punto, cioè dopo la scuola dell'obbligo, fine della trasmissione, perché non aveva intenzione di studiare, cioè non era amante della scuola. Ecco. Beh, è stato lui il maestro per noi. Esatto, il maestro per tutti. Ha fatto anche il maestro di scuola, no, ha fatto sia l'alunno che il maestro. Al cinema, volevo dire, e per cui si divertiva, questo era, ecco, Ospione, perché si divertiva a le persone particolari o situazioni particolari, lui comunque le osservava, e di questo sempre dico, ne ha fatto tesoro, perché poi sono tutte cose che lui ha riportato inizialmente in teatro e poi l'ha riportato, sono delle gag che poi lui ha riportato al cinematografo. Bene, bene. Invece ho letto anche che praticamente lui dentro il teatro si toglieva il cappello quando entrava, come simbolo di rispetto, come segno di rispetto. Assolutamente. Anche perché lui aveva, allora, per lui il teatro ha rappresentato, credo, cioè la sua vita in tutti i sensi, perché lui ha infatti lui diceva che il teatro, cioè, ha una grossa differenza dal cinematografo. Le tavole, diciamo, che tu pesti, quelle tavole di legno che rimbombano, l'odore della polvere, il rapporto con il pubblico, per lui era una droga. Infatti il suo lavoro a teatro lo ha messo prima di qualsiasi cosa, anche prima della famiglia. Nel senso, quando è nata, c'è un episodio simpatico, quando stava per nascere mia madre nasce
in una stanza d'albergo, perché lui non avrebbe mai voluto, ecco, che in una clinica, perché diceva che la clinica ci stanno i malati e non è un ambiente carino per far nascere un bambino, per cui aveva allestito la sua stanza dove lui alloggiava in albergo, l'aveva coperta di drappi bianchi, aveva fatto venire ostetrica, insomma, per cui quando lui stava recitando a teatro e gli arrivò la notizia che era nata mia madre, lui si scusò con il pubblico, tempo 20 minuti massimo di attesa, perché il teatro, l'albergo ce l'aveva vicino, ha salutato un attimo il suo pubblico, tempo di andare a conoscere sua figlia ed è ritornato in scena. Quindi, ma che bello! Quanto il suo grande amore per, diciamo, per il teatro e per il pubblico, anche perché lui diceva: io sono un servitore del pubblico, perché devo ringraziare il pubblico che si veste, esce di casa, paga un biglietto per venirmi a vedere, e per cui io devo fare di tutto per piacergli, ecco. A proposito, vai Giovanna, vai pure. Grande forma di rispetto, infatti. Sì, no, grande rispetto per il pubblico, veramente. Per tutto, per il pubblico e per quello che rappresentava il teatro. Bene, Elena, guarda, ci sono proprio dei saluti per te e anche per Cammarata. C'è Bruno Grillo che ci scrive e dice: buonasera Elena Alessandra De Curtis. Sì, io Bruno. Ciao Bruno, ti vedo, ti seguo anche su Facebook perché mi scrivi ogni tanto. Poi saluta anche Cammarata Web e scrive: viva grazie. Totò. Grazie. Sempre grazie. Viva Totò. Sempre. Bene, amici di Cammarata, come sempre vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi alla nostra pagina YouTube. Per iscriversi basta andare sul canale YouTube Cammarata Web TV, cliccare sulla campanellina e così rimarrete sempre aggiornati sulle nostre dirette. Mi raccomando, siamo tantissimi, la pagina cresce ogni giorno sempre di più. Adesso da qualche settimana a questa parte stiamo mandando in replica tutte le dirette e ogni giorno alle 15 ci sarà una replica delle nostre dirette passate, quindi se ve la siete persa potete anche rivederla sopra Facebook, oltre che su YouTube. Perfetto. Giovanna, io ti ringrazio. Grazie, ciao. Nadia. Grazie tanto. Nadia, allora, grazie. Nadia, io ti aspetto nella prossima diretta. Grazie, Nadia. E, signora Elena, non finisce qui, perché abbiamo detto che Bradò, oltre ad essere un grande attore, era anche un filosofo, ma anche un poeta. E questa sera per lei qui con noi c'è l'attore Luigi. Benvenuto Luigi. Ecco, ciao Luigi. Ciao a tutti, buonasera. Buonasera Giovanna. Ciao Luigi. Buonasera a Claudia, buonasera a Nadia che è appena andata via e buonasera alla signora Elena che insomma, io il corpo mi trema tutto, insomma, un'occasione del genere, cioè non so adesso se riuscirò, come ti avevo promesso, a recitare la poesia di Totò, la più famosa a Livella, di fronte alla signora Elena, nipote di Totò. Per me è un immenso piacere, onore stare qui, insomma, con voi. Grazie, grazie ancora per l'invito. Volevo solo dire una cosa. Certo. Ecco, è normale ci sono delle poesie come delle canzoni, che vengono sempre riproposte. Però mi fa piacere dire che nonno ha scritto una settantina di poesie e una cinquantina di canzoni. Certamente, a livello è tra quelle più famose per quello che riguarda la poesia. E Malafemmina, per quello che riguarda la canzone. Certo. Io dopo vi faccio un piccolo omaggio, ve ne leggo una a cui tengo. Particolarmente perché è riferita a mia nonna, è una bellissima poesia. Certo. Va bene, va benissimo. Allora io niente
Diciamo che Totò, come dicevo l'altro giorno, Giovanna, io ho iniziato con le imitazioni e uno dei personaggi che imitavo era il grande Totò. E quindi adesso vabbè ho perso un po' l'allenamento, insomma, ecco, però o Prebecco, o cara signorina Giovanna, o per Dindiridina, e io pago. grande Totò, grande grande Totò. Io ho scelto la livella non per niente, perché è stata una delle prime mie esibizioni in pubblico. In una delle mie prime esibizioni ho recitato la livella. Totò è un grande, di una comicità unica ancora. Insomma, adesso io quando vedo, tra l'altro, i miei figli, insomma, ogni tanto quando si vede qualche film di Totò, anche loro ridono, quindi è una grande Totò. Insomma, io non ho parole, Giovanni, posso solo, ecco, fare questo omaggio, scusandomi naturalmente per il, diciamo, il dialetto napoletano, insomma. Quindi vi reciterò, cercherò di interpretare questa bellissima poesia, la più famosa del grande questa Totò. Poesia, a livella, che poi la livella non è altro che lo strumento che usano i muratori per mettere tutto a livello, insomma. Questa poesia parla della morte, da un segnale agli umani che, insomma, non bisogna essere, pretendersela, eccetera eccetera, che alla fine, poi, quando arriva la morte, siamo tutti allo stesso livello. Morto sei tu e morto sono pure io. Quindi, a livella di Totò. Ogni anno il 2 novembre c'è l'usanza per i defunti di andare al cimitero. Ognuna da fa questa crianza, ognuna da tenere questo pensiero. Ogni anno, puntualmente, in questo giorno di questa triste e mesta ricorrenza, anch'io ci vado, e con dei fiori adorno il loculo marmoreo e zi Vincenzo. Stan, mi è capitata un'avventura, maronna se ci pensi che paura, ma poi mi facete un'anima di coraggio. O fatto è questo, statemi a sentire. S'avvicinava l'ora da chiusura. Io, Tomo, stavo per uscire buttando un occhio a qualche sepoltura. Qui dorme in pace il nobile marchese, signore di Rovigo e di Belluno, ardimentoso eroe di mille imprese, morto l'11 maggio del 31. Ustem coa corona in coppa a tutti. Sott una croce fatta in lampadine, tre mazzi di rose, una lista di lut, cannelle, cannelotte e sei lumine. Proprio attaccata alla tomba e suo signore, ci stava un'altra tomba picciariella, tutta abbandonata, senza manco un fiore, per segno solamente una crucella. E in coppa alla croce appena si leggeva Esposito Gennaro nel Turbino. Guardandola, che pena mi faceva stu morto senza manco un lumino. Pensai in capo a me che sta a vita che ha avuto tante e che non aveva niente. Ma stu povero maronna s'aspettava che pure all'altro mondo erano pezzente. Mentre fantasticava questi pensieri, si era già fatto quasi mezzanotte. Eie, rimanette chiuse, prigioniere, morte paura, innanzi cannelotte. Tutta nutratta che vede da lontana, due ombre avvicinasse a parte mia. E pensai, a me sto fatto mi pare strano, e sto anchisciutato, dormo, è fantasia. Ate che fantasia, era un marchese, con tubo, con la caramella e con pastrana. Chi l'ha presa isso, un brutto arnese, tutto fedente, con una scopa a mano. E chi certamente è d'un Gennaro,
un morto po' Ariel, un scopatore. Ah, in da sto fatto non ci vede chiaro. Sono morto e se ritira a quest'ora. Ma potevano stare da me quasi a Palma. Quando un marchese se fermai e bot, sa vota, e calmo calmo, tomo tomo, di certo a Don Gennaro. Giovanotto, da voi vorrei sapere, vile carogna, con quale ardire e come avete osato di farvi seppellir per mia vergogna accanto a me che sono un blasonato. La casta è casta e va sì rispettata, ma voi perdeste il senso e la misura. La vostra salma andava sì inumata, ma seppellita nella spazzatura. Ancora oltre sopportar non posso la vostra vicinanza, puzzolente. Fa dopo quindi che cerchiate un altro posto tra i vostri pari e tra la vostra gente. Signor Marchè, non è colpa mia, è mia moglie è stata fatta fesserie. E io che potevo fare, si era morto? Se fosse vivo, mi faria contento. Pigliaria casciunello qui quattro, se proprio muovi andassi sti momenti, ma non te la sassa indena tra fosse. E cosa aspetti, o turpe mal creato, che l'ira mia raggiunga l'eccedenza? Se non fossi stato un titolato, avrei già dato piglia alla violenza. E fammi avrei, e piglia sta violenza. A verità, signor Marchè, è che mi sei scucciato di sentire, e se pierda pazienza mi scordi che sono morto e sono massato. Ma chi ti crede di essere, oddio? Cadente, o voi capite, cadente, siamo tutti uguali. Morto sei tu e morto sono pure io. Ognuno è uguale a nato, tale quale. Lurido porco, come ti permetti di paragonarti a me che ebbi natali illustri, nobilissimi e perfetti da fare invidia a principi e reali? E tu, qua, Natale, Pasqua e Epifanie, ma devo mettere in capo in da sti cervelli che stai malato di fantasie. A morte, tu sai che di è? A morte è una livella. Un re, un magistrato, un grand'uomo, trasino su cancella ha fatto conto che ha perso tutta la vita e pure un uomo. Tu ancora non te l'ha fatto questo conto. Perciò lasciami sta, non fa ora Steve, supportami vicino, che ti importa? Sti pagliacciati che fanno solo i vivi, nu, se miseri, appartenimo alla morte. È vero, è vero. E questa qui, Giovanna, questa qui, bella, bellissima, bellissima, veramente, bella, bella, bella. Beh, questa è allora, no, stavo ci dicendo, sarà, scusa, ci stiamo parlando sopra. No, stavo che mi viene da ridere in un certo senso, ecco, nonno ha fatto una battaglia, per avere tutti i suoi dito. Ma questo non perché lui ci voleva essere nobile, è solo un discorso, essendo nato di NN, perché all'inizio lui non fu riconosciuto dal padre. Finalmente, quando viene riconosciuto, ha voluto, ma questo per un discorso proprio di appartenenza. Però lui, ecco, la nobiltà l'ha sempre in un certo senso derisa. Ecco, qui nella poesia si nota subito. Cioè nel film Miseria e nobiltà, il principe di Casador lo fa perfettamente. Ci sono tante situazioni anche dove lui prende in giro i titolati che si sentono chissà che. Lui con tutti i suoi titoli non era una persona così. Aveva una grande umanità. Era molto umile. La sua ricchezza era la sua vita. Con le altre persone. Certo. Tornava spesso
a Napoli di notte soprattutto. Soprattutto perché non lui si poteva godere più il suo quartiere in quanto non aveva la gente che gli stava addosso. Esatto, e lasciava, vedi, da 10.000 lire all'epoca. La lasciava sotto nei bassi. E la mattina, quando si svegliavano, trovavano i soldi. Ma quella lì, scusami, Elena, dico quella lì che hai mostrato adesso, la 10.000 lire, quella lì del film proprio, la vedo bella. Sì, è quella. È quella l'originale. Bellissima, bella. La banda degli onesti, mi è capitato proprio l'altro giorno sul cellulare che cercavo alcuni film, insomma la banda degli onesti, sì, l'ho messo in programma per rivederlo perché quel film lì è proprio bello. Come tutti i resti, soprattutto la coppia, certo. Peppino è una cosa incredibile. Anche perché loro si divertivano. Dimmi? Buonasera, grazie. Ciao, grazie. Grazie. La canzone che hai detto. Ho voluto fare nel mio piccolo con la musica un omaggio a lui. A questo grande uomo, perché è un grande artista, era un grande uomo, perché poi grazie al racconto della figlia di Totò, la signora Liliana De Turti, che ho l'onore di conoscere e che è anche nel mio video, praticamente lei mi ha raccontato un po' di questo uomo meraviglioso, che era molto generoso, una persona altruista, insomma una bella come poche, rare. E allora io ho voluto fare questo regalo, questo omaggio a questo grande uomo, insieme a un grande autore anche, comunque forse qualcuno lo conosce, perché comunque poi gli autori, sai, stanno un pochino nascosti, ma lui è un veramente grande autore, il maestro Mario Simeoli, che ha scritto anche l'orchestra di Sanremo, lo vediamo ogni anno al Festival di Sanremo. E è uscita fuori questa canzone che è molto molto bella, a me piace in particolar modo perché e parla di questa persona straordinaria che rimarrà sempre, Totò. E poi la canzone si intitola Non Re, scusa, non ho capito? Stavo dicendo questo, che praticamente la performance è quando dici per me non sei un principe ma sei un re. Esatto, perché lui, come tutti sappiamo, era il principe della risata, anche principe proprio come sangue blu, no? Sì. E, però per me è tanti, penso, forse io l'ho detto in musica, ma tanti l'hanno pensato, lo pensano, che Totò era un re, cioè il massimo, probabilmente, perché poi conosciamo una comicità pura, genuina e non volgare. Assolutamente. La particolarità di questo grande artista, che è comico, ma non faceva ridere con le parolacce, non aveva bisogno di dire le parolacce, era il suo viso già che esprimeva il suo modo di parlare, e lui era il vero comico. Esatto. La vera comicità, che non ha bisogno di scendere in bassezze, perché senza togliere niente agli altri, però dai, la comicità di oggi si esprime con parole che secondo me Totò non ha bisogno di questo.
E quindi meritava un pensiero da parte mia, perché ci ha insegnato tanto, veramente tanto. E io, ripeto, ho avuto l'onore di conoscere la figlia di Totò, e la grande signora Liliana De Curtis, che nei suoi racconti, pensavo di conoscere Antonio De Curtis, Totò, in arte, attraverso i suoi film, ma no, c'è tanto, veramente tanto che ho conosciuto attraverso la figlia. Per esempio, aveva una sua stanza, mi raccontava, no? La signora Liliana, il pensatoio, che lui chiamava il pensatoio. Infatti io da quello, no? In questo momento io sono nel mio pensatoio. È una cameretta della mia casa, perché la mia casa non è grandissima, però ho questo spazio in questo appartamentino che praticamente anch'io da quando ho sentito questa cosa la definisco pensatoio, perché vengo qui e sono assorta nei miei pensieri. E in questo piccolo spazio mi nascono tante cose carine pure, musicalmente parlando. E quindi, vedi, si impara pure attraverso i racconti di una persona che c'è stata, come Totò, e ci ha lasciato tanto, però ovviamente c'ha anche il fascino del... lo conosco. Molte cose io l'ho imparato attraverso, cioè l'ho conosciuto attraverso la figlia, ma tanto non conosciamo di questo grande uomo. E questa sera con noi ha avuto modo di conoscere la signora Elena Antico De Curtis, figlia di Liliana. Assolutamente, sono io la più piccola. Sì, è un piacere. Non ho avuto modo di conoscere, purtroppo. Mi farebbe molto piacere, veramente molto piacere. Dico, siamo vicini. Mi devi scusare che ogni tanto mi fermo, perché mi sento da sola praticamente. E mi dà un po' fastidio, quindi vedi, sto parlando proprio lentamente. Dico, avremo modo, perché no, dico, avremo modo, visto che insomma Latina siamo abbastanza vicini con Roma, cioè con, io sto a Ostia, per cui insomma non so se la signora abita anche lei a Cammarota. Sì, praticamente siamo a Roma, in provincia di Latina. Grazie, la signora Elena ha detto che le farebbe piacere incontrarti e conoscerti di conseguenza. Magari, guarda, sarebbe veramente un grande regalo, perché già il primo regalo l'ho avuto dalla signora Liliana, che poi mi ha rilasciato delle parole bellissime. Il fatto che lei abbia apprezzato questo brano, poi magari se hai la possibilità di mandare le parole che ha detto la è stato veramente per me l'emozione più grande in tutta la mia carriera artistica, perché l'erede di Totò che ha apprezzato la mia canzone per me è stato il massimo. Poi tutto quello che, perché ho avuto tante emozioni nella mia carriera artistica, ma questa è stata una delle più grandi. Bene. Ti ringrazio. Grazie a te, guarda, grazie. Veramente. E un abbraccio anche Elena. Un abbraccio, Elena, un abbraccio alla signora Liliana da parte di Grazia Guerra. E spero veramente di conoscerti del tu, non lo so, ci diamo delle. Mi farebbe piacere conoscerla e fargli ascoltare anche questo, ha avuto modo di sentirla, magari approfittiamo di questo momento che si parla di Totò, appunto, e se c'è la possibilità di fargli ascoltare Elena questa canzone, e spero di avere anche un suo commento, un suo parere. Va bene. Perfetto. Va bene. Giovanna, io ti ringrazio. Grazie a te, grazie. Ti ringrazio di cuore, un abbraccio forte. Un abbraccio forte. Ciao, un saluto a tutti. Buona serata. Buona serata. Allora, amici, colgo l'occasione, ecco, per leggere i vostri commenti in compagnia della mia inviata Nadia Tadlaoui, perché stanno arrivando tanti commenti su Cammarota Web TV.
Nadia, eccoci. Nadia, non ti sento, Nadia. Ora mi senti, Giovanna? Adesso sì, adesso si sente. Perfetto. Eccomi. Sì, abbiamo diverse persone che ci hanno commentato. Abbiamo Giovanna De Rosa che dice buonasera a tutti voi, buonasera alla signora Elena, molto interessante. Viva il grande Totò. Poi abbiamo Fabio Tramontano che dice grande Luigi, grande esibizione del nostro Luigi Tasciotti. E anche la signora Giovanna De Rosa scrive grande maestro Luigi, complimenti. Poi di nuovo ancora Tramontano che ci scrive la filigrana, la filigrana. Ricordando. E poi salutiamo anche la signora Ines Viviana Nunez Sanchez, perdonami se ti ho letto male, ci ricordava che ci arrivava l'eco, ma per fortuna abbiamo risolto il problema. Ma comunque la ringraziamo e la salutiamo, la signora Ines. Grazie Nadia, grazie mille. Grazie a voi, mi raccomando, camaradini, mi raccomando, attivatevi sulla pagina YouTube. Cammarata su Cammarata Web. Grazie Nadia. Allora, signora Elena. Eccoci qua. Io veramente la ringrazio per questo intervento. Volevo ricordare anche i suoi libri. Praticamente il libro dalla sanità alla luna e il principe poeta. Ecco. Allora vi faccio per salutarvi, cioè, se è possibile. Come no, certo. Perché volevo dire, oltre le poesie in dialetto napoletano, nonno scrive anche delle poesie in italiano. Ecco, questa è una poesia in italiano dedicata a mia nonna, Diana Rogliani Bandini, che lui conobbe all'età di... Mia nonna aveva 16 anni quando conobbe mio nonno, c'erano 15 anni di differenza di età, però è stato un grande amore. La poesia si intitola Vita mia. Ho bisogno di vederti tutti i giorni, vita mia, ho bisogno di sentire quella dolce melodia, quella musica oppiata che mi inebria, che mi nuoce, quella musica drogata che mi piace, la tua voce. La tua bocca profumata, fresca come le viole, primavera di sorriso luminoso più del sole. Le tue mani delicate che baciare è una delizia, son di rose vellutate, son profumo di letizia. Il tuo fascino in catena, creatura sovrumana, più che donna sei sirena, o magnifica Diana. Ho bisogno di sentire tutti i giorni la tua voce, quella musica drogata che mi piace e che mi nuoce. Questo, mia nonna è stata, diciamo, la musa ispiratrice di quello che di Malafemmina, naturalmente, che voi tutti conoscete. È stato un amore anche un po' travagliato quello tra mio nonno e mia nonna, perché poi diciamo loro si separano e ognuno poi intraprende, diciamo, le proprie strade, rimanendo sempre poi legati comunque da un filo rosso conduttore, comunque, perché insomma i grandi amori non si scordano mai. È vero. E per cui comunque, insomma, ecco, poi nel finale, diciamo, della loro vita hanno avuto modo di nonno, diciamo, di riavvicinarsi anche a mia nonna, e oggi, ecco, stanno tutte e due insieme di nuovo, tutti quanti. Grandissima questa poesia, io non la conoscevo. Vedi che ti dico che ce ne sono diverse che vanno, insomma, ce ne sono di altrettante belle. Sì. Questa era perché naturalmente lui aveva una passione per quello che sono le donne. Poi che ti posso, vediamo, ce n'è una corta, adesso me ne trovo una corta e vi saluto con una corta.
questa, allora, Angiolina è stata il suo primo, forse, diciamo, sai, quegli amori da giovani, quando lui stava proprio nel suo quartiere. E la poesia si intitola Angiolina. Kiss è un ritratto e kiss i suoi capelli, una sciocca e seta nera avvellutata, e queste sono le lettere, più e mille, lettere di una guagliona innamorata. Angiolina si chiamava sta figliola, che è stata prima innamorata mia. Tant'anni sono passate, mamma mia. La tengo innanzi all'occhio, pare a iene, bocca e curallo, una facella e cera, un pario d'occhio verde e ciglie nere, senza russetto, semplice e sincera. Teneva 16 anni e io 18, faceva a Sarturella a Occhiatamone. Scendeva da fatica un punto all'otto e mi aspettava a me sotto portone. Senza parlare, subito sotto o braccio, ci viemo e guiemo a far l'amore, vicino a casa soia, coppa a braccaccio, parole dolce, zucchero dinto cuore. Mettemocele appoggiate in faccia a un muro, musso, tutte e due abbracciate, dinta penombra dell'angoliglio scuro, quante sospire vase appassionate. Attengo innanzi all'occhio, paraiere, bocca e curallo, una facella e cera, un paro d'occhio verde e ciglie nere, senza rossetto, semplice e sincera. Bella. Bella, veramente. Signora Elena, veramente grazie. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. E buona serata e a presto incontrarci in quello di... Di persona, sì. Assolutamente. Ci diamo appuntamento alla prossima occasione, va bene? Assolutamente, va bene. D'accordo, un abbraccio a tutti, un abbraccio, grazie agli ascoltatori che hanno, insomma, che ci hanno ascoltato. È stato un piacere molto conoscere tutti voi. Di nuovo, buona serata. Buona serata. Buona serata. Amici, veramente è stato un grandissimo piacere per me aver avuto modo di conoscere la signora Elena Curtis, nipote del grande Lodò. Che dire, una diretta spettacolare. Grazie soprattutto ai miei ospiti, grazie alla cantante Grazia Guerra che ha scritto una canzone dedicata al grande Totò dal titolo Nulle. E poi ringrazio ancora Luigi Casciotti, il grande Luigi Casciotti, che anche questa sera ci ha fatto l'onore comunque di interpretare una poesia proprio dedicata a Totò. Ringrazio la mia inviata Nadia Dabraui e ringrazio la regia di Claudia Cammarata. Io veramente sono molto emozionata questa sera per questo incontro, perché per me è una grandissima soddisfazione aver avuto proprio questa grande occasione. E poi, ecco, ringrazio voi. Vi aspetto mercoledì alle ore 16:30 in compagnia del poeta Giuseppe Ceri. Mercoledì saremo a Rocca Gorga in provincia di Latina, mentre giovedì alle ore 21 vi aspetto perché ci sarà la TV, dove parleremo di Giunone e della gelosia. Quindi altri due appuntamenti assolutamente da non perdere. Detto questo, io vi auguro una serenissima serata e vi do appuntamento a domani alle ore 15 con le reti di Cammarata Web TV. Un bacione. Buonanotte a tutti. Grazie.